Salve, buongiorno, sono Cristiano Vignali e sono qui oggi col direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, il dottor Zavattaro. Buongiorno, direttore. Nei giorni scorsi, gli organi di informazione nazionale, precisamente il TG1 RAI, ha segnalato alcuni problemi strutturali del nostro ospedale che potrebbero portare eventualmente alla rimozione, al trasferimento di alcune strutture, di alcuni reparti in altre strutture lontano da Chieti. Lei si sente di dire, di confermare o di smentire il fatto che appunto da Chieti ha le strutture idonee o meno per mantenere tutte le sue specialità, i suoi reparti? Il tema è sicuramente delicato, è complesso e quindi capisco l'attenzione che anche quanto trasmesso dalla RAI, no, l'attenzione che ha suscitato. Io credo che sia utile ricordare un paio di cose. Innanzitutto questo non è un problema nuovo, non lo scopriamo oggi, i mezzi di stampa hanno già lungamente affrontato l'argomento, circa un anno fa, oltre un anno fa. C'è stata in particolare una valutazione da parte del Tribunale che ha confermato, diciamo, i problemi di staticità del plesso dell'ospedale di Chieti. Quindi il dato strutturale è innegabile perché, ahimè, è stato certificato persino da organismi del Tribunale di Chieti. Detto questo, la cosa che va subito sottolineata a tranquillità anche, come dire, della cittadinanza, dei nostri utenti, che le problematiche statiche di questo presidio esistono in quanto presidio sanitario. Se questo fosse un edificio civile per abitazioni avrebbe dei requisiti assolutamente congrui, quindi non è che è a rischio di crollo, semplicemente per un presidio di natura sanitaria, siccome ha una forte valenza strategica, sono richiesti standard edilizi ancora più sofisticati, ancora più dire, di garanzia di quanto non avvenga per gli altri edifici. Ed è su questo secondo livello che noi purtroppo siamo carenti. Quindi, innanzitutto, la tranquillità che non c'è nessun pericolo imminente, che le attività qua ovviamente sono continuate in questo anno e continueranno anche per il futuro, malgrado anche le recenti scosse, quindi non ci sono tracce e segni di nessun genere. Quindi, da questo punto di vista, ripeto, l'importante è che si tranquillizzino. Dopodiché esistono le norme. E alle norme bisogna adeguarsi. Le norme ci dicono che, essendo una struttura strategica, deve avere dei requisiti maggiori e noi ci stiamo attrezzando per dotare questo ospedale dei maggiori requisiti. Dunque, non si trasferiranno queste reparti vi lontano da Chieti? Le Dunque, eccellenze tipo la noi sì, cardiochirurgia e altri reparti? assolutamente, anzi, noi in tutti i modi, siccome per fare questi lavori di adeguamento è chiaro che non lo possiamo fare a letti pieni e a strutture piene di persone. Quindi sicuramente è in corso un trasferimento che però è sempre all'interno di questo presidio. Semplicemente cambiano piano, cambiano ala in modo che si possano rendere accessibili i locali su cui bisogna fare i lavori di rinforzo. E questa è una cosa che in gran parte è già avvenuta, sta ancora avvenendo. L'ultimo in ordine di tempi di questi trasferimenti ha riguardato la chirurgia pneumologica che si è spostato dal corpo C all'ottavo piano del corpo B, proprio a testimoniare quello che stiamo dicendo. Quindi l'attività per gli utenti non cambia niente perché stare in un piano o stare in un altro è evidente che è la stessa cosa, anzi, noi stiamo cogliendo queste occasioni per fare delle ristrutturazioni migliorative in modo che per effetto del trasferimento sia gli operatori sia gli studenti vanno addirittura a stare un po' meglio di come stavano prima. Ultima domanda, a Chieti l'opinione pubblica aveva lanciato l'allarme di possibili scippi verso la nostra struttura di specialità, invece l'ospedale si sta potenziando, secondo, verranno messi alcuni centri anche di altre strutture qui. Sì, assolutamente sì. La rimodulazione voluta dalla regione, ma che poi è espressione di un disegno nazionale che è acclarato in tutto il mondo, prevede la distinzione degli ospedali, che è un termine tecnico, in hub e spoke. L'hub sarebbe la struttura principale, gli spoke sono le strutture che diciamo La filiera. sono di contorno rispetto alla struttura principale, che quindi devono avere delle specialità meno sofisticate,
e assorbire soprattutto le patologie, diciamo, medio-basse. Quindi Chieti invece è stato individuato come hub regionale, uno dei quattro hub regionali, che quindi deve avere tutta la gamma delle specialità immaginabili possibili. Noi per esempio non avevamo nulla sull'area della traumatologia, sia maxillofacciale sia, anche se un po' di chirurgia maxillofacciale si fa, ma non c'è una struttura dedicata, non c'è una struttura dedicata per la chirurgia della colonna. Queste sono linee di attività che nei prossimi giorni noi riusciremo ad attivare, malgrado questa situazione di movimento, diciamo, nei reparti. Quindi sicuramente sì, abbiamo portato qui la PET, abbiamo delle TAC nuovissime di ultimissima generazione, abbiamo macchine nuove per l'emodinamica, abbiamo un robot chirurgico che è l'unico di tutta la regione Abruzzo e che funziona da pochi mesi, quindi indubbiamente noi stiamo cercando, come giustamente diceva, di conciliare questa situazione un po' delicata dal punto di vista logistico con un potenziamento continuo dell'attività del presidio. Ringraziamo il direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, dottor Zavattaro, e tutto da Cristiano Vignali. Grazie.